Maurizio, siamo in diretta come spesso all'improvviso succede. Mi prendi. Sì, ormai. Il vero bomber sono io, non lui. All'improvviso allora, mi prendi. Maurizio, ormai ho imparato a conoscerti bene, però oggi hai dimostrato, oltre al gol, di tenere questa squadra davvero ad alti livelli anche di tensione. Vabbè, oggi per noi era una partita importante, lo sapevamo, dovevamo a tutti i costi tenere i ritmi di quelli che stanno davanti. Quindi siamo venuti qua e credo che abbiamo impresso subito ritmi alti, abbiamo giocato sempre noi, Federico non ha subito un tiro in porta, non ha fatto una parata, credo che abbiamo fatto veramente una dimostrazione di forza, di carattere, di potenza oggi. Ti abbiamo visto uscire dal campo un po' così, non soffocando, ma abbiamo avuto un po' paura per te. Ma no, avevo un'infiammazione alla schiena, il campo duro. Ho preferito uscire perché non riuscivo più a correre, non era giusto impedire alla squadra di giocare con una persona in meno, perché comunque ci sono altri disponibili che si allenano bene tutta la settimana. E finalmente dopo 6 giornate hai segnato, ma ricordiamo, ho sempre detto in sede di cronaca che ci sei andato sempre vicinissimo. Oggi sì, no, la palla di Truglio è stata veramente millimetrica. Una bella palla, ho fatto un bel gol di testa, pesante, da 3 punti. Sono felice perché mi mancava, perché ci tenevo a segnare con questa maglia ed è stato un gol pesante da 3 punti. C'era uno striscione in tribuna col tuo nome, eh? C'erano un sacco di familiari, c'era mia sorella, i miei nipoti, quindi è stato un gol importante che vale la pena rimarcarlo, perché comunque c'erano, ripeto, parecchie persone in tribuna, parecchi familiari che mi vedevano giocare dopo tanto tempo, quindi è stata grazie una bella allora, soddisfazione. Grazie allora Maurizio, grazie ancora. Grazie a voi. Ciao.